Come vedete, io sono uscita con l'ago dall'ultima rocaie. Anche qui inserisco sempre 3 cubi della Toco, poi rientro con l'ago nella coppia e vado verso la perlina 6-0, poi rientro con l'ago nell'ultima coppia di cubi che ho inserito. Di nuovo vado a creare il mio picot con le perline 11-0 della Toco e rientro in tutte e tre le perline della fila. Adesso vado ad inserire sul lago un'ultima rocaille da 6-0 e rientro con l'ago nei primi 3 cubi della fila opposta. Rientro anche in tutte e tre le perline dei picot, quindi rifaccio lo stesso percorso fatto precedentemente con l'ago. Poi ripasso all'interno dei 3 cubi e ripasso anche all'interno di quest'ultima perlina da 6-0 che ho inserito. A questo punto dobbiamo creare la solina per agganciare la nostra chiusura al cinturino. Io ho inserito sul lago 3 rocaglie 11-0, poi ho inserito l'ago all'interno della solina della chiusura e di nuovo ho inserito sul lago altre 3 rocaglie 11-0. Poi sono andata a rientrare all'interno della mia perlina da 6-0 e ho ripassato l'ago all'interno di quest'asola creata con le perline diverse volte per bloccarlo. Dopodiché, naturalmente, ripassate con il filo all'interno del lavoro diverse volte fino a che il filo non si blocca e sentite che il lavoro è ben saldo e tagliate il filo in eccesso. Volendo, potreste anche evitare di realizzare questa asolina con le perline, agganciando un anellino direttamente alla perlina 6-0 che ha un foro centrale abbastanza grande da permettervi di far passare un anellino che colleghi appunto la fascetta con la vostra chiusura. Adesso ripetete gli stessi identici passaggi per realizzare anche l'altra metà del cinturino. Ed in questo modo la realizzazione è terminata. Io spero che la creazione vi sia piaciuta. A me personalmente è piaciuta molto, soprattutto lavorare la catena St. Petersburg con i cubi della Toco. E spero anche che vi sia stata di ispirazione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!